Lettere di Chiu, un brano di Letteriani, dove composto e che è un po' il simbolo della sua, del suo credo musicale. Ora facciamo un salto indietro, come abbiamo fatto prima con Cotton Fish, e adesso invece dei campi di cotone sono i campi di grano giallo, di mais,
The Field of Yellow Corn e il brano della Carrie Beck All Virginie, un brano della, che è questo della seconda metà dell'Ottocento, che ci ricorda un po' quelle, quei canti tipici del sud in cui c'era quelle chiese di legno, quelle chiese di legno, dove c'era un grasso pastore battista di colore che suonava l'organo, che abbiamo voluto impersonare in, in Fabrizio, che non ha l'organo, non è un grasso pastore battista e non è nemmeno di colore, è più di una farina. È il meglio che abbiamo trovato, di più non c'era sulla piazza. E viene cantata invece da un Big Fat Mama, cioè quelle, avete presente la Mary di Via Col Vento? Ecco, insomma, quelle creature un po' corpulente, tipiche di quel periodo, che è impersonata da Irma. Pastore Battista. Thank you.
Viaggiando tutta sola, un brano autobiografico che di Gabriele Rene, che cantò Billy Holiday nel 1940, pensando appunto a Iero. Travi o le lo? One, two, three, four. Yeah.
mettere su un brano che ricorda un episodio storico, per quello che dice. Il brano si intitola Do You Know What It Means to Miss New Orleans? Molto bene. Io quando l'ho ascoltato. Che vuol dire? Tu non sai cosa vuol dire lasciare perdere New Orleans. Si riferisce a un episodio del 1917, quando l'America entrò in guerra, nella prima guerra mondiale, e New Orleans, che era un importante porto commerciale, divenne anche un importante porto militare. A evitare risse, spionaggi, eccetera, eccetera, tra i militari, appunto, in libera a New Orleans, il ministero decise di chiudere tutti i locali dove si suonava, per prevalenza jazz, parliamo della New Orleans del 1917. E per cui cuochi, camerieri, ballerini, entrepreneurs e musicisti rimasero a faccia e dovettero emigrare verso le città del nord, Chicago e soprattutto New York, dove poter svolgere di nuovo la loro attività. E a questo episodio è stato dedicato un film nel 1946, si chiama New Orleans della città del jazz, in cui il tema conduttore è questa canzone, appunto, che parla della perdita da parte dei musicisti della città loro natale e il dovere di migrare all'estero. Devo dire che ultimamente a Milano, ovviamente dopo la pandemia, hanno chiuso tutti i locali di jazz, ma i musicisti sono ancora qua, non si muovono. Abbraccio. I locali del jazz li hanno tutti chiusi, almeno la maggior parte, però fa niente, che non è più da marginale. Come penultimo pezzo noi vi invitiamo questo Do You Know? Come? To Miss? New Orleans. Intro, pan, 2, 3, 4. Yeah.
Penso un rifresco, non so se quando abbiamo finito di suonare noi qualcuno dovrà dire qualche parola, in questo caso salta fuori sul palco quando appena abbiamo finito, che noi non lo cacceremo giù, non abbiamo paura, siamo molto disponibili. Volevo ancora, prima di salutarvi con l'ultimo brano, un applauso per Tony Arco. Bene, l'ultimo brano si chiama Limehouse Blues e non è affatto un blues, ma siccome è un brano degli anni 20, intitolare blues una canzone da un senso esotico, di interessante, di misterioso, non è assolutamente un blues, ma fa niente. E Limehouse, come molti di voi non sapranno, sono i forni di calce che esistevano sui dock del Tamigi, in una certa zona del Tamigi. Ecco, è chiamata appunto ancora oggi Limehouse, non so se i forni di calce ci siano ancora, ecco, però è quello che era importante, che all'inizio del secolo, quando a Londra c'era la nebbia, questo era il luogo preferito per gli strangolatori, gli scassinatori e tutte queste simpatiche figure, diciamo caratteristiche, esotiche di una Londra che purtroppo non c'è più. E hanno ispirato molti romanzi, film di avventure, gli avventori di Sir Conan Doyle, di Sherlock Holmes, i romanzi di Edgar Wallace, eccetera. Anche se veramente ho una serie di studi, ho appurato che il famoso Jack Ripper, Jack lo squartatore, non agiva a Limehouse, ma agiva forse per ignoranza a Whitechapel, che è un altro dei quartieri di Londra, come tu, Fabrizio, ben conosci, no? Buono, buonanotte. Ma cosa parlo per fare? No, quartaggiare c'è di peggio. Comunque, a parte queste sciocchezze, vi salutiamo con questo Limehouse Blues e una rivedenza presto. Thank you.
interlunio musicale, abbiamo il piacere, discutibile come tutti i piaceri, ma sempre un piacere, di avere tra di noi Tony Arco alla batteria, Marco Mitrangelo al contrabbasso, Fabrizio Bonaccioni alle tastiere, Sofia Tomelleri al sarteone, Luigi Migliardi al trombone e Mino Solano alla tromba. E naturalmente alla voce di Lorenzo Natale. Bene, il brano che abbiamo interpretato prima era Saturday Serenade, è un brano di Ukelito, che ci serve anche da sigla introduttiva. Ora il Re Natale in una composizione famosissima, Moon River, dal film Colazione a Tiffany, un brano di Henry Mancini, nato come un valzer, ma naturalmente rovinato da noi in chiave jazzistica. Thank you.
Coltrane è uno dei più grandi autori di song, di canzoni dell'America, ormai dobbiamo dire purtroppo del secolo scorso, perché dire del secolo scorso sembra una cosa vecchissima. Anch'io sono del secolo scorso, infatti sono vecchissimo. E let's do it, cioè fallo, perché dice lo fanno gli olandesi, lo fanno gli inglesi, lo fanno tutti, e lo fanno poi gli animali più strani anche nel tetto, le spugne, i grilli, non so, non so come lo faccio. Le spugne non ho mai capito come lo fanno, quello che pensate voi, ma non è quello che pensate voi. E let's do it, let's fall in love, cioè fallo, innamorati. E probabilmente le spugne si innamorano, anche se non lo danno a vedere, specialmente quando sono sulla nostra vasca da bagno, sono molto discrete. Let's do it. Do it.
in the heart. Con una canzone nel mio cuore, un brano famoso cantato da Doris Day nel film Chimere, film che probabilmente nessuno di voi ha mai visto. C'è qualcuno che l'ha visto? Peccato, avrebbe visto un brano, vabbè. E niente, comunque meglio così, quindi almeno per voi è una novità. With a song in my heart. Oh, I know that we meet every night, and we couldn't have changed since the last time. To my joy and light, it's a new kind of love at first sight. Thank you.
Bene, col prossimo brano noi chiudiamo la prima parte, c'era poi un piccolo intervallo, una piccola pausa necessaria, indispensabile per una raccolta fondi che ci auguriamo sia abbondante. Se lo sarà, faremo il secondo tempo, altrimenti non lo faremo. Terminiamo questa prima parte, e forse unica, ma no, mi auguro di no, con Cristo Corto Filis, che è un brano antichissimo dell'Ottocento, che parla uno degli stereotipi dei workshop, dei campi di lavoro, dei spirituali, di tutto il patrimonio folcloristico dell'America della fine dell'Ottocento, i campi di cotone, che erano una delle caratteristiche proprio degli stati del sud degli Stati Uniti. Cotton Fields, nel quale c'è un inserimento curioso di canto Jodler, no? Dimentichiamo che tutta questa musica nasce dalla commissione della vocalità nera, dei bianchi emigrati dall'Europa, dalla Scozia, dall'Irlanda, dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Italia e probabilmente anche dall'Austria, che hanno portato questo patrimonio folcloristico dello Jodler, della quale Irene è assolutamente maestra assoluta. One, two, three.